Uno dei dolori che ci spaventano di più nella vita sono i dolori, quelli fisici, legati al nostro corpo. Viviamo in un momento storico dove il dolore fisico, soprattutto quello che colpisce tanti nostri amici o forse anche qualcuno di noi, magari legati al cancro, a queste malattie, che ci fanno sperimentare la mancanza di controllo della nostra carne, del nostro corpo. Tutto questo ci spaventa. Però come cristiani dovremmo sentirci consolati dal sapere che Gesù ha provato questo dolore. Sa che cos'è la sofferenza fisica, l'ha provata sopra di sé. E penso a tanti malati che vivono infermi in un letto, che si portano addosso dei dolori cronici. Sofferenze che non finiscono né di giorno né di notte e che a volte sono così tormentati da questa sofferenza da desiderare persino la morte. Invece di giudicare questi nostri fratelli, dobbiamo pregare per loro, aiutarli in questa sofferenza, sostenerli, perché a volte c'è bisogno di un surplus, di una forza interiore che possa aiutarli ad affrontare una sofferenza simile, che possano trovare consolazione nel sapere che Gesù stesso ha provato questa sofferenza e questo dolore. Dice San Paolo: io completo nella mia carne ciò che manca alle sofferenze di Cristo. E sapere che quel pezzettino di sofferenza che ciascuno di noi soffre è esattamente quel pezzettino che Gesù volutamente lascia libero per ciascuno di noi. Dovrebbe farci sentire dei privilegiati, sapere che la nostra sofferenza non è mai inutile, che per quanto